tua. È anche mio. E se fosse di tuo figlio, te lo mangeresti. Ma non ce l'ho, figlio. Certo, chi ce l'ha il coraggio di fare il figlio con uno come te? Perché invece con una come te dai paesi ci vengono, c'è la fila qua sotto. Quante dita sono queste? Quelle? Aspetta. 5. 3 per 8? 24. Pesa più un chilo di piombo o un chilo di piume? Gina, io ti prego, perché questa non l'ho mai capita, nemmeno quando era una bambina, capito? Prima noi sistemiamo tutta la pratica di papà. Sì. E poi pensiamo a tutto il resto. Mario, guarda che non è normale tutta questa frenesia però, eh? Quando una ha due gemelli di un anno. Papà. Eh? È bello vispo! Io non l'ho nemmeno portata a quella clinica Gino perché costava un botto! Tu lo fai apposta. Che? Tu a me vuoi in stato confusionale, me lo. Sì, come quando eravamo ragazzini, no? Che mi dicevi che il cappuccetto rosso era andato a letto col cacciatore e si era mangiato il lupo, mi dicevi! Io a volte dubito della tua salute mentale. Eppure sono pazzo di te. Ma come sarà? E come sarà? E come sarà, Mario? Sarà che tu non è che sei proprio a piombo, no? Mi prendi le candele vicino alla porta? E le candele dove stanno? È lì che ne vedi! Oh, è tutto a buio, ne vedi! Arrivata, ne vedi! Ne vedi! Aspetta un attimo, ma queste? Ma che ha fatto un furto al cimitero? Se Mario non vuole una tazza di tè, tu gli dirai. Dottore, mi scusi tanto, guardi, vado un momentino di là a prepararmi una bella tazza di tè. Certo che è un vero peccato, invece, certo, che lei proprio non la voglia. Sta cazzo di tazza di tè, va bene? Te bastano come battute? Penso che sì.